Iris dell'Apocalissi. Nell'ignoranza fatta scaltra, un dancing da chiamare eclissi, ci sembrò un'idea come un'altra e riciclammo il riciclabile, perché le mode come velieri passavano nel firmamento e affondavano nei buchi neri. C'erano formule segrete nei sussidiari delle bambine, c'erano tutti i segni della fine, ma non c'era la fine. Uomini ombra nelle dogane, parole d'ordine clandestine, c'erano tutti i segni della fine. E i templi del vivente, camuffati da pornocine, c'erano tutti i segni della fine. Misure dell'arca santa fra le cifre delle tabelline, tutti i segni della fine. E firme di dei fuggiti sugli arredi bagno e cucine, tutti i segni della fine. E urla di cani ciechi negli occhi in fiamme delle vetrine, c'erano tutti i segni della fine. O forse erano echi. Torniamo nuovamente in diretta con Max Manfredi. A questo punto si presenta anche l'ospite. E così. Allora, buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, buonasera. Buonasera. Ora ci siamo, ok. Allora, chi sei? Perché tra l'altro, cioè, ci siamo visti, non ci siamo neanche presentati. Ma diciamo che questa sera faccio il corriere personale di Max, visto che a Genova non ha il suo primo disco e io tornavo ad Imperia e sono andato a prenderlo. Cioè, un fornitore di rarità. Sì, più o meno, una sorta di perversione musicale che ho. Perfetto. Il primo disco, tra l'altro, che è stato partorito, diciamo, dopo un'apparizione al Festival di Recanati dell'85, sono documentato bene? E anche dopo la prima volta che sono andato alla rassegna Tenco. Nell'89. No, la prima volta nell'85. 85. Subito dopo ho avuto questa discutibile fortuna di conoscere il mio produttore che mi ha fatto fare questo disco, però non è uscito subito, è uscito nel 90. Sì, tra l'altro c'è stato un preludio, se non sbaglio, all'interno di un nastro che si chiamava Canzoni di tendenza d'autore, che veniva dato in omaggio su una rivista blu, se non sbaglio. Sì, forse c'era lo zampino di Giuseppe De Grassi, no? Probabilmente. Sì, probabilmente sì. Probabilmente la rivista blu doveva in qualche modo dichiarare bancarotta e quindi ha chiamato Giuseppe De Grassi a fare qualche iniziativa, no? E lui ha pensato bene di mettere questo nastro. Però sì, con Romani, sono... Malaspina, altri autori. Sì, che sono Lorenzo Riccardi, che sono i vincitori della prima edizione del concorso Città di Recanati. Io capisco che dicendo questi titoli, questi nomi così, sembra un po'... A me viene in mente quel personaggio che faceva David Riondino, del regista che aveva vinto il premio Genitori di Luino, il premio Cipolla d'Oro, eccetera. Però effettivamente il premio Città di Recanati e il premio Tenco sono gli unici ancora che hanno ancora quel minimo di serietà, insomma, per poter essere considerati effettivamente dei premi come si deve, insomma, i premi non discutibili, ecco, discutibili per mille motivi, ma come premi, insomma, sono abbastanza importanti, ecco. Non sono come altri che ci sono, che invece sono delle sole, come si dice a Roma. Sì, vabbè, ci sono anche tipo il premio, non so, Rino Gaetano, sì, tipo di qui, che però siamo già su un altro. Bene, comunque il secondo disco, stiamo per ascoltare Noti Slave, già citata in apertura di programma, comprende anche una serie di siparietti, così li hai nominati, li hai definiti all'interno del disco. Sì. Ecco, il perché?
di questi siparietti di brevissima durata, 30-40 secondi, cioè Maccaroni. Sì, sono cose che sono venute in studio, venivano quasi spontanee. E dal momento che in origine la mia idea era quella di fare un disco tutto di siparietti con qualche canzone ogni tanto, poi gli altri invece volevano un disco solo di canzoni, si è addivenuti ad un compromesso, cioè canzoni, siparietti. E dopo parleremo anche di poesia, perché ti stai anche occupando di un qualcosa che ha a che fare con il circolo Viaggiatori del Tempo, se non sbaglio, giusto? Beh, io sono un abituale, sono un occasionale frequentatore del circolo Viaggiatori del Tempo, che consiglio a tutti, è un circolo molto, molto simpatico, con un mucchio di televisioni che trasmettono sempre Jim Morrison, quindi se a qualcuno non piace Jim Morrison non vada al circolo Viaggiatori del Tempo, ma se gli piace sì. E ci sono cocktail dai nomi molto improbabili, ottimi panini, per cui insomma, e poi vabbè, varie attività, quelle che una volta si chiamavano underground, in effetti si scende una scala, quindi qua abbastanza underground lo è. O si sale a seconda di dove uno prende la scala, se arriva da via Canevari. Se arriva da via Canevari sale per un po', poi comunque deve scendere per arrivare al portone. È destinato comunque. Il campanello si preme prima della porta, cioè la prima volta infatti ho bussato perché non avevo trovato il campanello, che è molto prima della porta. Comunque ascoltiamo la Notislav, il secondo brano da questo Max, uscito un anno fa. Questo è sempre raro. Danzi sul tuo cappello a larghe tese, attenta a non cadere, sei sul bordo. Reduce dal calore di un ricordo, tonico come una sauna finlandese. I ritmi presettati sono tanti, ballerini ne trovi ovunque vai, ma io sono da prendere coi guanti, non mi abbandono mai. Non t'ho detto mai quel che volevo, pomodoro condito e bugie. Non t'ho chiesto mai quanto ti devo, ma sai che cosa sognavo in pizzeria?